Fico, per saperne di più sulla posizione in questo momento stanno assumendo un po' i dirigenti del Movimento 5 Stelle qui a Roma, siamo in collegamento col senatore Nicola Morra. Buonasera senatore, buonasera, benvenuto. Buonasera, mi spiace rettificarla, io dirigo al massimo me stesso. Però possiamo dire che lei è stato per un certo periodo, come avviene a rotazione per molti di voi, anche responsabile del gruppo al Senato, insomma questo dobbiamo dire. Sono stato per volontà dei miei colleghi capogruppo, esattamente in funzione della regola che prevede che ogni 3 mesi noi si debba condividere questa responsabilità. Però torno a ripetere, giusto, anche con un pochino di ironia, ognuno deve saper dirigere se stesso, quindi noi questo reputiamo sia fondamentale. Comunque prego, a disposizione. No, grazie. Dobbiamo scusarci perché lei è un po' che aspetta al telefono, noi avevamo da far sentire delle voci, delle cose, tra cui le ha sentite perché avrà visto certamente il video fatto dai 3 membri del direttorio in cui negano in maniera categorica, addirittura minacciando querele, di avere mai saputo nulla di eventuali ricatti. Allora, lei è assolutamente certo che sia così, perché lei che è una figura politica, anche se in un movimento che si vanta di non essere un partito qualsiasi, è ovvio che dopo aver detto una cosa del genere, se mai dovesse venire fuori qualche dubbio, beh, dalle intercettazioni si sono un po' chiusi dentro una trappola, no? Con questa affermazione così categorica. Ma guardi, dottor Zucconi, innanzitutto mi spiace, ma devo contraddire, perché io prima non avevo ascoltato le dichiarazioni di Roberto, di Luigi e di Alessandro, quindi le ho ascoltate in parte adesso appunto in collegamento telefonico. Devo dirle con molta semplicità, con molta onestà, ma credo anche con molta logica, che essendoci delle intercettazioni saranno quelle la nostra stella cometa, per cui io non ho motivo alcuno per non credere a quanto sostenuto da Roberto Fico e da Luigi Di Maio, per cui fin quando non si dimostra il contrario, io ho il dovere di dare fiducia a loro in quanto cittadini italiani prima ancora che eletti. Certamente. Dopodiché, dal punto di vista propriamente politico, io sono convinto che noi come movimento si debba mantenere la nostra diversità, imponendo immediatamente uno spartiacque che sia invalicabile fra cittadini, perché noi questo siamo, che vogliono il rispetto della legge, per cui nel comportamento di alcuni eletti per il movimento, mi dispiace dirlo, a quarto si sono ravvisate delle opacità, delle quantomeno delle incoerenze, delle contraddizioni. Adesso sarà la magistratura a decidere se abbiano rilievo penale o meno, però io intervengo sul piano meta giuridico, e cioè su un piano morale. Chi non mi dice la verità, chi non rispetta il dovere che è proprio di ogni cittadino, ma ancor più di ogni amministratore pubblico, di andare immediatamente in procura a sottolineare, narrandogli alcuni fatti, di modo che poi sia l'autorità a decidere se abbiano rilevanza dal punto di vista penale, sì, oppure no. Chi viene meno a questo dovere, nel movimento a mio avviso non ha diritto di cittadinanza. Certamente, ma questo è quello che sostiene Grillo su Facebook e sul suo blog. Però sa cos'è che ha suscitato e ancora suscita qualche interrogativo? È che 5 giorni fa lo stesso Grillo diceva che la Capuozzo era parte lesa e 5 giorni dopo la Capuozzo se ne deve andare per non ledere l'immagine del 5 Stelle. Lì un po' di contraddizione c'è. Cioè, cosa ha scoperto in questi 5 giorni Grillo che non sapeva 5 giorni fa? Dottor Zucconi, Grillo non ha scoperto alcunché. Beppe è stato semplicemente, in quanto garante, perché è lui che concede il simbolo e come lo dà lo ritira quando vuole. E queste sono le nostre regole, per cui nessuno può, dopo aver accettato queste regole, metterle in discussione come se non avessero alcun significato, alcun valore. Nessuno è obbligato a correre per il movimento, ma il movimento impone a tutti i propri aderenti uno sforzo in più rispetto a quello che chiede la legge. Allora, per quanto riguarda Rosa Capuozzo, io devo dire che poco alla volta sono emerse, in funzione di quanto apprendavamo dagli stessi giornali che stanno pubblicando, e io voglio anche dire
efficacemente e positivamente queste intercettazioni, è venuto fuori un quadro in cui le pressioni politiche sono diventate intimidazioni, poi è sembrato che il sindaco si contraddicesse, per cui avendo di fronte una verità che veniva molto spesso ad essere piegata ora da una parte ora dall'altra, si è capito che non si poteva dare credito a questa persona e quindi via. Cioè, io capisco. Poi le dico, io vengo da una regione, esattamente la Calabria, in cui, perché anche questo va ricordato, per una candidatura alle regionali, una candidatura espressa da un meetup al cui interno c'è stato un arresto per associazione delinquente, noi immediatamente abbiamo chiesto un passo indietro, la candidata in questione non è stata candidata dal movimento perché, torno a ripetere, come sosteneva Paolo Borsellino, l'uomo pubblico non soltanto ha il dovere di essere onesto ma anche di apparire, per cui come hanno fatto Roberto e Luigi nel pubblicare tutti gli screenshot, tutti i messaggi che coinvolgerebbero appunto sia Roberto che Luigi con Rosa Capuozzo, secondo me c'è la via maestra da chiedere a tutti senatore, perché l'evidenza, la trasparenza è quella che immunizza dal tentativo delle forze criminali di entrare all'interno Una delle caratteristiche della diversità del Movimento 5 Stelle, se ricordo quello che c'era scritto nel programma, le cose che erano state dette, era il ricorso alla cosiddetta democrazia diretta. E qui mi pare che ci sia una democrazia diretta, ma non diretta dalla base, perché leggo, vado a vedere le lettere, ci sono moltissimi aderenti, attivisti, anche a Quarto, che dicono: ma perché non c'è stato chiesto nulla? È la diversità del 5 Stelle, è questa. La ringrazio per il titolo, senatore. Guardi, io così la penso, e torniamo a quanto detto prima. Nessuno di noi ha avuto prescritto dal medico di correre con il Movimento 5 Stelle. Se accettiamo i valori, i principi e le regole, i metodi del Movimento, sappiamo che ci sono due garanti. I garanti sono Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. Sono loro che decidono a chi, quando e come concedere il simbolo, sono loro che decidono a chi, come, quando toglierlo. Naturalmente poi, se i garanti vogliono confrontarsi con i cinque ragazzi cui si è chiesto di sostenere il peso della conduzione del movimento, visto che siamo diventati una realtà così importante, così massiccia, da subire anche tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, questo non è assolutamente né un reato penale né un'incoerenza. Sono loro che chiedono ad alcuni, che vengono ritenuti evidentemente più capaci, più maturi, di condividere questa responsabilità. Per cui le persone che non vogliono tutto ciò, insomma, facessero chiarezza con se stesse. Noi non facciamo un'opa sul cittadino qualunque, noi chiediamo al cittadino che sia onesto e che voglia battersi per l'onestà di fare uno sforzo in più. Io sono convinto, guardi, mi lasci anche dire questo, che Rosa Capuozzo io la ringrazio, prego. Sono convinto che Rosa Capuozzo abbia effettivamente sbattuto la porta in faccia, usiamo questa metafora, alle insistenti richieste di questo signore che fra l'altro risulta pluridecorato della capitaneria di porto. Ora è questo quello che noi chiediamo ai nostri cittadini che ci rappresentano nelle istituzioni? Non soltanto tu devi fermare a quanto prevede la norma, ma devi andare anche oltre, per cui a fronte di qualche cosa che poteva sembrarti. Ma perché non lo chiedete alla base, senatore? Ma la vostra diversità era chiedere le cose alla base, il voto online. Voto online al momento buono arriva il diktat di Grillo e Scalaleggio. Guardi, ma noi non concediamo il simbolo chiedendolo alla base, c'è tutta una procedura
per cui sono i garanti che studiano il tutto e che poi verificano. La consultazione della base avviene esattamente come è avvenuta magari su temi politici, su temi organizzativi, ma in questo caso i garanti hanno sentito su di sé l'onere di dare immediatamente una risposta e quindi in tempi ragionevolmente brevi questa risposta è arrivata. E io penso che certamente ci si potrà dire magari 24 ore prima era meglio, su questo posso anche convenire, però noi una risposta l'abbiamo data, a differenza di altri soggetti che preferiscono mantenere l'ambiguità magari per mesi e per mesi. Mi lasci ricordare che sembra, su indicazione di Franco Bechis, che siano ben 83 gli amministratori locali del Partito Democratico, di altri partiti, che ancora sono... Io poi ecco, vorrei che questo principio venisse accettato da tutti. Chi è un amministratore pubblico dovrebbe accettare su di sé la massima attenzione possibile, per certo. Cui io non ci vedo nulla di male, per esempio, sì. E qua non c'è più un problema di privacy, a che per esempio il mio telefono venisse ad essere oggetto di richiesta da parte della magistratura, perché anche io condivido una responsabilità pubblica, perché se vuole la magistratura deve poter controllare tutto. Ora, certo, infatti, certo è un peccato. Comunque mi propongo per governare la cosa pubblica e io questo sforzo lo devo poter fare. Allora, oggi il Presidente del Consiglio Matteo Renzi su Quarto ha detto questa cosa, la facciamo poi commentare, Morra, sentiamo. Io credo che lei avrebbe dovuto eventualmente denunciare chi la stava ricattando o minacciando, ma certo non dimettersi, perché in quel posto l'hanno messa i cittadini. L'idea che il 5 Stelle abbia il monopolio della morale per noi non è mai esistita, ma adesso è chiaramente venuta meno anche per gli elettori, i militanti del 5 Stelle. Come risponde Renzi? Morra? Brevemente, tanto lo sappiamo. Beh, guardi, come risponde. Brevissimo. Noi non abbiamo affatto il monopolio della morale, però nessuno di noi è mai stato condannato e via dicendo. Noi non chiediamo ai cittadini di votare per soggetti che sono condannati, anzi tutti i nostri candidati passano attraverso un vaglio che è fornito dalla stessa magistratura, perché devono fornire il casellario giudiziario e si deve con assoluta certezza sapere che siano di fronte alla legge immacolati. Però questo non può anche non bastare, no? Come abbiamo visto con De Robbo, ma appena interviene l'opacità noi abbiamo una politica per cui si butta fuori, altri invece conservano al loro interno. Perché? Perché portano voti. Portano voti. Noi non interessa avere una giunta comunale in più, a noi interessa fare una rivoluzione culturale. L'onestà deve essere una prassi di tutti i giorni e soprattutto di tutti gli amministratori pubblici. Giustissimo, però a proposito di amministratori pubblici, senatore, ha visto che Pizzarotti ha detto che la Rosa Capuozzo non si sarebbe dovuta dimettere, non si deve dimettere. Guardi, come la mettiamo con Pizzarotti? Io capisco che si debba sempre sollevare la polemica. No, è il sindaco più importante del 5 Stelle. È sua di Federico opinione, no. La rispetto, ma mi permetta, io dissento e credo che lo spirito del movimento sia quello che finora è stato dimostrato dalle scelte dei garanti. Quindi Pizzarotti è fuori dallo spirito del movimento. Ma guardi, dal mio punto di vista evidentemente non c'è una coincidenza di vedute. Beh, questo sarà un po' capito anche da. Io voglio dire una cosa, una margine. Molto cortese il senatore Morra. Una notizia a margine è questa, che i carabinieri a Quarta hanno scritto nell'informativa come originariamente Alfonso Casarano, che è questo diciamo vicino al clan Poverini, aveva rivolto la sua attenzione sul candidato del PD Mario Ferro, ma a causa di una pronuncia del Consiglio di Stato la lista del PD è stata esclusa nella tornata elettorale del 31 maggio e quindi poi si sono messi sul 5 Stelle. Guardi, vabbè, non ricordo male, dirlo. L'ha scritto Ivo Diamanti, l'ha scritto anche Saviano. Ormai la mafia non punta, le associazioni criminali non puntano su chi perde, punta su chi vince. Noi dobbiamo ancor più rinserrare le fila e questo mi permette di chiedere a tutti i cittadini onesti di darci ulteriormente suggerimenti, consigli, perché non sono mai pochi questi, perché quanto più ci si avvicina al governo degli enti locali, che sono i veri centri di spesa, tanto più si corre il rischio di avere qualcuno che si infiltri per poter deviare, per poter distorcere, per poter manipolare. Al fine di evitare che questo avvenga, noi dobbiamo essere ancor più, mi lasci dire, soloni,
quindi appena c'è un dubbio fuori. Però è un peccato, però è un peccato per l'esperienza di quarto. E poi come dimostra i consiglieri del 5 Stelle, ma anche guardi, gli altri non ma sono ma poi come però, dimostrano anche la situazione in altri comuni, senatore. Quando si passa dall'opposizione al governo. Poc'anzi veniva citato il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che cosa diceva Matteo Renzi? La prima cosa che avrebbe dovuto fare il sindaco, se le cose sono quelle che stanno emergendo, sarebbe stata andare a denunciare. È un dovere, chi vi è meno ai propri doveri, si tratta di pratiche omissive, evidentemente non rispetta né la lettera né lo spirito della legge. Adesso saranno i magistrati a doverlo verificare o meno, ma se le cose stanno così, evidentemente c'è stato un silenzio omissivo. E sappiamo che soprattutto i poteri criminali vogliono il silenzio. Vogliono il silenzio. Perché attraverso il silenzio loro continuano a fare quello che fanno. Va bene. Grazie. Grazie, senatore. Auguriamo a...